Dai grandi laghi vulcanici ci spostiamo in un piccolo lago con acque libere, un piccolo lago dove non è importante la taglia del pesce, ma è importante vivere a contatto con la natura, vivere a contatto con l'ambiente esterno. Simone Bertoni e Claudio Rossi di K-Carp ci portano a Siena, in un piccolo lago con delle tecniche di pesca particolari. Questi sono due episodi da non perdere. Vi ricordo inoltre comunque che il Carp Italy è il 13 e 14 febbraio 2016 presso i padiglioni Fiera di Fiera Millenaria di Gonzaga. Grazie Giovanni per la presentazione. E ora ci troviamo in un lago nella provincia senese, un piccolo lago molto 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 bello. Abbiamo fatto questa scelta proprio per le caratteristiche tecniche che ci riserva. Adesso ovviamente siamo appena alzati, ci stiamo preparando un sano caffè che non fa mai male, faremo la nostra colazione, poi vi presenterò il mio compagno di pesca e verificheremo quelle che sono le condizioni che ci spettano in questa pescata. Io pratico questa pesca ormai da molti anni, avevo iniziato alla fine degli anni 80 e con il passare del tempo chiaramente ho avuto diverse collaborazioni e questa con il marchio K-Carp diversi anni, è dal 2010 che pesco con K-Carp, che sono loro testimonial. K-Carp è un marchio molto importante del mercato italiano ed europeo, un marchio che ormai è dal 2005 che è sul mercato e ha una gamma di prodotti veramente vasta. Possiamo trovare tutto quello che è il necessario per la pesca, come per esempio i materiali che sono su questo pod completo, così come tutto quello che è relativo al comfort, alla buffetteria e anche addirittura gommoni e motori. Un marchio che si sta sviluppando continuamente e ogni anno riesce a trovare prodotti nuovi che sicuramente creano particolare attenzione nel pubblico. Sì, la mia passione si è sviluppata quando ancora ero piccolo, visto che alla fine degli anni 80 avevo più o meno 14 anni, 15 anni. Ricordo che pescavo come un po' tutti in quei tempi all'inglese con la canna fissa e si cercava di andare a trovare degli obiettivi nuovi, degli obiettivi diversi da quelli che sono i pesci comuni, diciamo così. Quindi andavamo in piccoli laghetti nella provincia di La Spezia, dove io abito, dove risiedo, e andavamo a cercare quello che poteva essere la grossa tinca, la grossa carpa che per noi grande a quel tempo lì era un chilo, 2 chili, 3 chili. Un giorno mi sono imbattuto fortunatamente in un pesce di mole completamente diversa, un pesce che mi ha dato delle emozioni, posso veramente dire, clamorose. E è stato un combattimento molto lungo che chiaramente alla fine ho perso. Da quel momento lì la mia testa ha visto solo ed esclusivamente l'idea di catturare carpe. Mi sono chiaramente documentato ed evoluto con il tempo. Alla fine degli anni 80 non avevamo grossi mezzi, quindi si andava a cercare quelli che erano gli articoli inglesi e poi tradotti, oppure gli articoli dei primi pionieri del carp fishing, che ti proponevano come si crea un'esca, come si può fare un innesco, come si può fare una nuova montatura. I materiali praticamente erano pochi e quasi inesistenti, cercavamo di adattarci, si creavano anche i materiali e da lì, da quel punto lì, io ho deciso che la mia pesca sarebbe stata questa.
e quindi dopo 25 anni posso dire che avevo ragione, perché la mia passione è interminabile. Io nella pesca sono sempre stato piuttosto ambizioso, dove per ambizione io non intendo il pesce di dimensioni clamorose. È vero che è importante, però la mia ambizione è stata soprattutto in questi anni quella di cercare dei posti esclusivi, dei posti nuovi, e come avete potuto vedere nei miei video, sempre andata alla ricerca della particolarità. E oggi, grazie a Claudio, posso dire di essere in un nuovo posto veramente esclusivo, perché è un lago di piccole dimensioni, non è grandissimo, però è veramente un qualcosa di particolare. Siamo veramente immersi nella natura più bella. Infatti adesso ce lo faremo presentare anche da Claudio, che come voi sapete è un collaboratore dell'azienda K-Carp, un mio caro amico, e è merito suo se siamo in questo posto. Inizialmente vi dico, sicuramente in questo lago non ci sono pesci clamorosi. Sappiamo già di partenza che ci sono pesci molto belli e selvatici, quindi noi andiamo alla ricerca di questo tipo di pesce, che è molto importante scoprire e vedere quello che ci può dare ancora l'Italia per questo tipo di acqua, perché l'Italia è ancora ricchissima di queste acque. Claudio ora ha il compito di illustrarci quelle che sono le peculiarità e le caratteristiche di questo lago molto molto bello, spiegarci un po' quella che è la sua storia e spiegarci quello che in questi anni magari ha riservato ai pescatori. Come già detto, ci troviamo nella provincia di Siena, in un luogo veramente favoloso. Lui ha la fortuna di abitare in queste zone meravigliose, adesso starà a lui illustrarci al meglio. Sì, chiaramente ho girato un sacco di posti in Italia e all'estero, però a volte rinchiudersi in piccoli laghi di casa tua, dove sei cresciuto, dove peschi fin da bambino, e in posti così, immersi nella natura, immersi nelle colline, non ha paragone. Poi, come dicevi te, indipendentemente dal tipo di pesce o da quanto siano grosse le catture, niente, questa è... Sì, sicuramente. È un posto dove vale la pena pescare e dove si ritrova il senso del carfishing di quando eravamo ragazzi. Certo, sicuramente ora dobbiamo anche affrettarci a iniziare a pescare, perché stiamo facendo un po' troppi discorsi. Ora andiamo a pasturare e dobbiamo fare anche la svelta, perché siccome c'è una battuta di cinghiale in atto, non vorrei che ci arrivi anche qualche palla. Intanto vorrei approfittare per invitarvi tutti al nostro stand K-Carp a Carp Italy il 13 e il 14 febbraio, Carp Italy a Gonzaga. La K-Carp ha partecipato sin dal suo primo anno di nascita al Carp Italy, e sempre con degli stand molto importanti, con delle esposizioni molto importanti, dove potete vedere tutte le novità dell'anno e tutti i prodotti più importanti che la nostra azienda propone. Carp Italy è un po' l'emblema del carp fishing in Italia. Io ho avuto la fortuna di partecipare a tutte le 18 edizioni e sicuramente sappiamo sempre che quella dopo è la più bella, quindi è importante che voi veniate, così come è importante che voi partecipiate alla conferenza sul bracconaggio, che potrete vedere nella sala conferenze il sabato alle ore 11:30. Partecipate, perché è un argomento molto importante da trattare. Ora andremo a cercare un posto diverso dalle altre canne. Andiamo a cercare per la nostra ultima canna una situazione un po' differente, cercando di sfruttare quello che ci dà la natura, ovvero ci sono delle fronde di pianta che praticamente vanno a far cadere i loro frutti, quali possono essere delle ghiande o altre bacche, direttamente in acqua. Noi andremo a calare
in quel punto il nostro terminale, sfruttando chiaramente un'esca abbastanza piccola, abbastanza in sintonia con quelle che sono le altre esche, cibi che si trovano direttamente sul fondale, quindi praticamente le mescoleremo sperando che la carpa ci cada. La speranza è anche quella che sfruttando il fondale un po' più duro ci sia maggior facilità della carpa a cibarsi, perché di solito in questi tipi di acque il fondale duro e magari un terminale staccato di poco ci può dare i frutti migliori. Devono ancora metabolizzare, quindi non hanno ancora intenzione di mangiare. Noi tutto sommato qualcosa facciamo, ci mettiamo avanti col lavoro. Siamo con la barca perché la carpa si è piantata in una zona abbastanza piena di rami. Cercheremo di fare abbastanza la svelta in modo da sperare di riuscire a recuperarla. Dopo una mattinata passata in assoluta tranquillità, conclusasi con un buon pasto, finalmente ora, dopo circa 5-6 ore di pesca, siamo riusciti ad avere la prima partenza. Seconda canna, zona abbastanza libera sembrava, in prossimità di una fronda, e l'unico problema è stato che dopo aver ferrato la carpa e durante il combattimento il pesce ha trovato, ahimè, un ostacolo imprevisto, ovvero un cavo di corrente che era sott'acqua, che probabilmente attiva una pompa per innaffiare i campi. Siamo arrivati sul posto, abbiamo provato in tutti i modi a slamarla, però effettivamente poi il pesce ci ha pensato da solo, si è slamato e siamo rimasti solo con il nostro terminale. Ora chiaramente abbiamo accelerato i tempi. Siamo riusciti a calare immediatamente, speriamo che ora un'altra carpa più grande ci faccia visita e riusciamo magari a fotografarla e a farvela vedere. Cerchiamo di forzarla un pochino per evitare che vada nelle piante, perché ci sono le piante lì a portata e dobbiamo evitare assolutamente che si vada a fermare contro. Sta venendo sotto riva e dobbiamo assolutamente evitarlo. Mamma mia, oh, così. Veramente non è, una tranquilla non ne esce. Mamma mia, almeno una soddisfazione. Adesso vediamo
sperando che non si sia fatta niente nemmeno lei, perché veramente ci ha fatto penare. Adesso possiamo fortunatamente slamarla, perché per un attimo ho pensato di dover perdere anche questa, perché ha tagliato tutto il lago e si è venuta a infilare qua dietro nonostante noi cercavamo in tutti i modi di forzarla. Pesce una bella mole, ha trovato un ramo che siamo riusciti a spezzare con un po' di peripezie, però fortunatamente adesso il pesce l'abbiamo guadinato. Bellissimo pesce. Questo è la classica carpa di questo lago. Abbiamo visto alcune foto dei ragazzi che sono venuti a trovarci in questi giorni e è proprio un ceppo molto molto forte, molto muscolare. Livrea meravigliosa e una forza inaudita. Non ci aspettavamo di dover combattere dei pesci così arcigni, però meglio così, è un divertimento e un incentivo a tornare anche piuttosto presto per vedere di confrontarci nuovamente con queste carpe. Questa è la seconda carpa che ci si era piantata su un ramo e sono dei piccoli rametti che sbucano dal fondale che però danno veramente fastidio. Fortunatamente, ripeto, l'abbiamo con un po' di lavoro siamo riusciti a tirarla fuori e questo è anche un po' di come si può dire, una sorta di ostacolo, di novità che ci è venuta in questo lago. Questo lago che pensavamo fosse più facile, sinceramente, bisogna essere sinceri, invece è tutt'altro che facile e sicuramente un incentivo a tornare presto a affrontare queste acque. Fortunatamente nell'attesa delle partenze abbiamo modo anche di rilassarci un po' e l'azienda che io rappresento, la K-Carp, sicuramente non lascia niente al caso e per quello che riguarda la gamma di prodotti per il carp fishing è veramente al top. Dalle sedie alla buffetteria alle tende abbiamo veramente tutto e in questo caso, oltre a una comodissima sedia sulla quale possiamo rilassarci, abbiamo per esempio qua un classico esempio di buffetteria, una borsa molto molto ampia dove possiamo portare i nostri oggetti e ovviamente la tenda che ormai è diventata una cosa basilare per il nostro tipo di pesca. La tenda che, come possiamo vedere, strutturata in una maniera molto robusta, importante, questo perché spesso e volentieri noi dobbiamo resistere anche alle avverse condizioni atmosferiche. La tenda, in questo caso, è la nostra tenda di punta e, come si può vedere, è formata da un telo esterno e una camera interna. Una tenda che resiste a qualsiasi temperatura, chiaro, non da Polo Nord, però temperature gestibili dal nostro punto di vista, dal punto di vista della pesca. Resistente all'acqua, il telo piuttosto spesso, quindi anche acque, diciamo, piovane importanti non darebbero nessun fastidio e in più, avendo all'interno questa camera, non soffriamo in nessun modo l'umidità. Ovviamente la tenda si completa con il suo lettino molto confortevole, di ampie dimensioni, perché sicuramente le sessioni possono durare anche più giorni, quindi la nostra schiena non ne deve assolutamente risentire. Completato anch'esso dal sacco a pelo non troppo grande dal punto di vista del trasporto, quindi si porta molto, molto, in modo molto confortevole, però allo stesso tempo resistente alle basse temperature, all'interno completamente rivestito di pile che ci tiene quel calore opportuno durante le ore più fredde e poi null'altro di importante, ma assolutamente capace di mantenere il nostro corpo caldo tutta la notte.
Abbiamo parlato prima di Carp Italy e Carp Italy quest'anno ha prodotto, come è già successo negli altri anni, un nuovo video musicale di Steno dedicato anche quest'anno alla pesca, in particolare all'argomento bracconaggio. Il titolo della canzone è Grazie a te e sarà proposta direttamente da lui sul palco di Carp Italy. È pronto per la notte, ci siamo già preparati e siamo giunti ormai al termine di questa giornata che è stata dal punto di vista della pesca piuttosto soddisfacente, però nel contempo è stata piuttosto faticosa. Ora noi terminiamo questa nostra puntata, ma ne faremo un'altra direttamente sulle acque di questo lago, di nuovo sulle acque di questo lago, dove andremo a parlare principalmente di quella che è la tecnica e di tutte le sue componenti. Ringraziamo Claudio per questa splendida giornata di pesca e arrivederci a tutti.